Accordate la Presolana un anno dopo. Sì, una bellissima esperienza in questi 2 giorni. Ho avuto la possibilità, grazie al presidente del CAI Paolo Valotti, di fare la traversata dal Coca al rifugio Curò in memoria appunto di un anno di cordata. Oggi poi, con la presenza di tutti i sindaci, abbiamo visto le opere d'arte che sono state realizzate dai ragazzi che sono stati selezionati con un bando in questi anni. Veramente una giornata di aggregazione, una giornata conviviale dove possiamo apprezzare sempre di più la nostra natura, le nostre bellissime montagne. Bellissima esperienza, che è un invito a partecipare a questi eventi per vedere veramente come sono belle le nostre montagne. Un'occasione di riflessione anche da parte dei primi cittadini che sono intervenuti qui oggi sul tema della montagna. Sì, i primi cittadini, i sindaci, hanno dato la disponibilità appunto a partecipare a questo evento proprio per far vedere la vicinanza al proprio territorio, ai propri paesi. Vogliamo far vedere che le nostre montagne non hanno nulla da invidiare ad altri posti più rinomati d'Italia. In questi giorni, anche per via della questione del punto nascita dell'ospedale Antonio Locatelli di Piario, si discute sulle problematiche della montagna, che si sente sempre di più sola. Sì, la montagna si sente sempre più sola. Noi oggi siamo qua a testimoniare che noi siamo vicini al nostro territorio, ma non ci vogliamo dimenticare di quello che sta succedendo in questi giorni e soprattutto in merito appunto alla chiusura del punto nascita di Piario. Cercheremo in ogni modo di combattere la nostra battaglia, perché vivere la propria montagna, le bellezze del proprio territorio, vuol dire anche sostenere i servizi principali che ci permettono di vivere in montagna. Ma oggi qui nella conca del Barbellino abbiamo voluto invitare i sindaci, i primi ambasciatori del territorio, tra l'altro facendo anche un percorso da rifugio a rifugio per conoscere e scoprire le nostre bellezze, e la giornata davvero è stata dedicata a un ringraziamento per il loro impegno, la loro dedizione e le loro responsabilità che nelle comunità si assumono. Ma oggi nella conca del Barbellino più occasioni hanno permesso di creare questo evento particolare, peraltro potremmo dire più sentieri si sono congiunti in questa giornata, perché contemporaneamente abbiamo avuto la possibilità di conoscere i giovani del progetto Sentieri Creativi, un progetto avviato dal Comune di Bergamo, dal CAI di Bergamo, dall'Accademia delle Belle Arti, proprio per fare un'esperienza a 7 artisti che possono poi creare delle loro opere d'arte dentro questo contesto naturale. Abbiamo avuto l'occasione appunto di vivere, di far partecipare i sindaci appunto sui sentieri delle loro hobby, e l'altra combinazione di un sentiero che si congiunge oggi è quello dei sentieri della musica, che è un progetto davvero culturale e artistico che il Comune di Valmondione ha avviato su tutti i suoi rifugi e che oggi vede la realizzazione di un concerto dedicato appunto a questi sentieri. Oggi un altro motivo di unione, di coesione, è anche il pensare appunto all'anniversario della cordata della Presolana, che esattamente il 9 luglio dello scorso anno ci ha permesso davvero di realizzare una grandissima impresa, una sfida appunto di coesione, di condivisione, fino a permettere di unire contemporaneamente attorno a una corda di circa 20.000 metri ben 2.846 amici della montagna, insieme a 380 capi cordate e 120 tecnici del soccorso alpino, e che davvero ha rappresentato una sfida in tutta l'attività di organizzazione e preparazione, ma vinta davvero grazie a questa passione, tenacia e possiamo dire davvero anche determinazione che i bergamaschi sono riusciti a esprimere in quella impresa, e che soprattutto ha lasciato dentro la comunità bergamasca una scossa del modo di lavorare insieme per portare comunque e sempre un beneficio a tutta la nostra comunità e alla nostra montagna.